Ciao ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video mattutino. Spolliciamo già da ora, a più non posso, perché sì, avete letto bene, una super collab. Elon Musk ti sei fatto vedere anche qui. Ragazzi miei, Tesla per Fortnite, Fortnite per Tesla. Dopo Adidas, Fall Guys, abbiamo anche il Cybertruck come nuovo veicolo su Fortnite ed è gratuito. Qui di fronte a noi Green Day, American Idiot, Holiday, belli miei, abbiamo sbloccato la primissima traccia gem gratuita che fa parte di quelle che sono le ricompense all'interno di tutte le sfide da completare, portare a termine per far sì che poi riusciate a sbloccare anche il Cybertruck. Vediamo un pochettino come funziona il tutto. Riscattiamo, perché ragazzi miei, io l'ho appena sbloccata giocando una delle mie mappe UFN, quindi creativa 2.0, trovate tutti i codici qua sotto in descrizione, oppure direttamente qui in alto a sinistra cliccate su quella che è la lente di ingrandimento, ok, non potete sbagliare. Anziché inserire il codice qui all'interno della stringa, digitate Martex, maiuscolo, minuscolo, indifferente anche qui come nello shop giornaliero, mi raccomando, Andiamo. Alright. Oh, ci sono un po' di personcine che stanno giocando alla The Jump Park, Moon Free For All, proprio per expare. Sì, tra l'altro, ragazzi miei, abbiamo rilasciato una Pirate Pro Pant che spacca tantissimo, purtroppo per qualche bug. A breve arriverà. Comunque sia, queste sono tutte mappe UFN, quindi creativa 2.0, non ricevete quell'XP al centro dello schermo, bensì la ricevete nel momento in cui tornate al menu. Detto ciò, andiamo su incarichi ed eccoli qua. Summer Road Trip è questo il titolo di quelle che sono le sfide per sbloccare poi la ricompensa finale, ovvero il Cybertruck. Ragazzi, è bellissimo. Tra l'altro mi avete chiesto: ma posso trovare il Cybertruck sull'isola di Fortnite? A quanto pare no, ragazzi, però non vorrei dire una bagianata, ma è semplicemente una wrap di una skin che troviamo all'interno del nostro armadietto nella sezione auto. Quindi quando ad esempio abbiamo quella che è la wrappozza, definiamo la wrappozza del Cybertruck, nel momento in cui utilizzeremo un van, questo si skinnerà di Cybertruck in gioco. Ragazzi, è semplicissimo. Ma per sbloccare il Cybertruck e quindi arrivare a quella che è la ricompensa finale, che cosa dobbiamo fare? Ragazzi, la prima sfida richiedeva raggiungere la soglia di ben 60.000 punti esperienza all'interno delle mappe create dai creatori, quindi anche una qualsiasi mappa del Martexone. Come già detto, potete giocarle tutte quante, state lì fermi, giocate, saltate, fate quello che volete ed expate. Gli altri incarichi invece arriveranno tra un giorno più o meno, quindi un solo incarico al giorno da completare per ben 9 giorni di fila. Attenzione, non saranno sempre gli stessi incarichi, quindi non ci sarà sempre dell'XP da fare, tranquillissimi. Andiamo a leggere velocemente quello che è il blog ufficiale dedicato a questa mega collab per chi volesse portare nel proprio armadietto il Cybertruck. Ragazzi miei, questo è il metodo. Andiamo. Allora, soprattutto scadenze, parliamo di tempistica. Allora, eccoci qua. Ogni giorno dal 23 luglio al 31 luglio si sbloccherà un nuovo incarico Summer Road Trip da completare con i tuoi amici. Avrete fino al 6 agosto, quindi ragazzi miei, dal 23 luglio fino al 6 agosto, qui vi è una mega parentesi, è la durata totale dell'evento, altrimenti il 31 luglio terminano solamente le sfide, ma non nel senso che l'evento finisce lì, è che non ci saranno più incarichi da completare, quindi li potrete completare anche tutti quanti direttamente, ad esempio, il 5 agosto. Come già detto, avrete tempo fino al 6 agosto per completare tutti i 9 incarichi, perciò non sarà un problema se vi perdete i primi giorni. Vabbè, Martexo, ti anticipiamo. Alright, gli incarichi si alterneranno. Come già detto, non sarà solamente XP da raccogliere all'interno delle mappe in creativa. Eccola qui. Ottenere una certa quantità di punti esperienza in singolo o con il tuo gruppo nelle isole realizzate dai creatori. E questa è una delle tante sfide. In realtà non ce ne sono così tante, bensì solamente due. Ottenere una certa quantità di punti esperienza con il tuo gruppo in battaglia reale di Fortnite
tra cui Battle Royale normale, Zero Costruzioni, Rissa Squadre e Fortnite Rientro, anche questo rientro normale o Zero Build. Lego Fortnite, Rocket Racing o Fortnite Festival. Quindi la sfida, ragazzi miei, domani potrebbe essere: ottieni 50.000 punti esperienza giocando con i tuoi amici a Fortnite Festival. Dopodomani gioca a Rocket Racing, dopodomani gioca a Lego Fortnite e così via, per far sì che tutta la community generale di Fortnite si swappi un po' tra le varie modalità. Va benissimo. Avendovi fatto vedere quella che è la primissima ricompensa della traccia gem dei Green Day, ragazzi miei, sappiate bene che completando ben 3 incarichi riceverete la copertura mimetica infernale, che dovrebbe essere proprio questa qui. Completando invece 6 incarichi riceverete il dorso decorativo simbolo del sole. Questo è carino, ragazzi miei, molto importante. Ragazzi, questo è da mega sottolineare perché farà piacere ad un sacco di persone, eh? Ci sono player che magari giocano a Fortnite e non vogliono giocare a Rocket League e viceversa, però qui Epic ha fatto bene perché ha reso felici tutti quanti. Guardate, il bundle Tesla Cybertruck e la propulsione in modalità bestia del Cybertruck non sono esclusivi per il Summer Road Trip di Fortnite ed il Summer Road Trip di Rocket League, vale a dire che lo stesso evento attuale vi è anche su Rocket League, dato che saranno acquistabili sul negozio oggetti di Fortnite a partire dal 6 agosto con la patch 3.40. quindi, ragazzi miei, ci hanno annunciato anche la prossima patch, il prossimo aggiornamento 30.40 il 6 agosto. L'adesivo Baja fuori strada è invece un'esclusiva del Summer Road Trip di Fortnite e del Summer Road Trip di Rocket League. Alright, in realtà la cosa più importante era qua su, però ho sbagliato, ho dato priorità allo shop, non va bene. Codigo Martex e la tienda di Fortnite. Martex, ma se io sblocco il Cybertruck su Fortnite posso utilizzarlo e quindi avere la stessa identica skin, la stessa identica auto anche su Rocket League? Assolutamente sì, sbloccandolo gratuitamente su Fortnite lo potrei avere su Rocket League, o viceversa, sbloccandolo sempre gratuitamente tramite lo stesso identico evento su Rocket League lo potrei avere con la proprietà condivisa di gioco anche su Fortnite. Ragazzi, è davvero bellissimo tutto ciò. Puoi sbloccare il bundle e la propulsione anche nel Summer Road Trip di Rocket League completando il Summer Road Trip, vabbè, è uguale. Vediamo se riesco a trovare su Discord. Eccolo qui, eccolo qui. Ragazzi, link in descrizione. Entrate sul mio server Discord per non perdervi niente di tutto ciò. Queste sono le diverse wrap che troveremo all'interno del... Ragazzi, Tesla Series qui mi fa impazzire. Ciò significa che molto probabilmente verranno aggiunti, non so quando, ovviamente, altri veicoli appartenenti Tesla. La wrap del Cybertruck con il finestrino rotto è un super meme, un super dettaglio che ho apprezzato, perché per chi si ricordasse, durante la presentazione del Cybertruck e vedendolo per la prima volta sul palco, stavano testando quanto fosse forte, ok? Essendo un mezzo adatto per ogni singolo pianeta, e sì, lo utilizzerò un giorno per andare su Marte, arriverò, colonizzerò anche Marte, essendo fatto totalmente in metallo con dei vetri davvero... Sì. Hanno voluto testare il tutto lanciandogli, se non erro, una pallina di metallo. Adesso non ricordo bene, comunque sia su uno di questi finestrini. Ne abbiamo altre di wrap, ok, totalmente black, camo, bellissimo. Ma non finisce qui, perché possiamo poi andare a personalizzare il nostro Cybertruck con tutti i colori che ci piacciono. Ovviamente le ruote le potremo cambiare come abbiamo fatto su ogni altro veicolo presente qui su Fortnite, perché la customizzazione è parecchio variegata. Fatemi sapere qua sotto tra i commenti se andrete a sbloccare il Cybertruck oppure lo shopperete direttamente nel negozio oggetti utilizzando il codigo Martex e la tienda The Fortnite. È stato un piacere infinito, sperando di esservi stato d'aiuto. Mi raccomando, ragazzi, deadline entro il 6 agosto da sbloccare gratuitamente qui. Un bel ciao, brothers!